e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pokéseller Francesco e oggi, l'avete visto dalla copertina del video, un gradito ritorno, sono rientrati Lugia e Charizard dalla gradazione in America. Ma oggi non parleremo solo di Lugia e Charizard, chiaramente, ma anche di Entei e un bellissimo Light Arcanine. E dopo questa piccola introduzione procediamo al cambio di inquadratura per scoprire i voti. Ma, essendo il primo episodio della rubrica Andiamo a scoprire i voti del 2023, chiaramente andremo in questo momento a vedere anche chi di voi temerari che ha commentato avrà avuto più ragione rispetto agli altri. Purtroppo non c'è stata una così grande adesione come mi aspettavo, però insomma, se ancora non hai recuperato i vecchi video della rubrica Andiamo a gradare, fallo, commenta, perché a breve arriverà marzo, febbraio, arriverà marzo, arriveranno le carte di aprile, quindi insomma ci sarà tanta carne al fuoco e voglio poter condividere il più possibile il pre-grading e poi la fase di gradazione. E quindi andiamo subito col cambio di inquadratura. Ed eccoci qua con il cambio di inquadratura. Qua sulla mia destra ho il computer con i commenti che ha ricevuto appunto il video Andiamo a gradare. Allora, iniziamo, ricordiamoci che il video era diviso in parte 1 e parte 2, quindi dovrò cercare di destreggiarmi sull'uno e sull'altro, non sarà facile, però ci proveremo. Allora, iniziamo a vedere le carte una ad una qui sul nostro sfondo dedicato appunto alle carte. Iniziamo in un modo semplice. Io chiaramente i voti li so già, questo è chiaro. Quindi ho deciso di fare dal più basso al più alto. Quindi non indugiamo oltre e andiamo subito a prendere la prima carta. Chiaramente eccola qua. Inizio sempre tenendo un po' di suspense con il back. Vediamo se qualcuno riesce a riconoscerla dal back, ma direi non indugiamo troppo, giriamo. Oh, mi stava per cadere, attenzione. Oh, mamma, è subito Lugia Neo Genesis prima edizione lingua inglese che arriva a prendere il Near Mint, quindi prende 7. Allora, adesso vado a vedere, lasciando qua la carta, un po' i commenti della parte 1, che se non sbaglio c'era proprio Lugia. Allora, abbiamo un po' di commenti, sono contento. Allora, vediamo un po', abbiamo qua il commento di Laibez che scrive: qua fa una considerazione però ad Arcanine, ho subito sbagliato carta, però la vedremo successivamente. Allora, vediamo qua invece abbiamo Salvatore la femmina che invece parla proprio di Lugia, io lo conosco, so che lui è un appassionato come tutti anche di Lugia, quindi ci scrive: per me Lugia è tra il 6 e l'8, quindi direi che, essendo il video dedicato a quel Lugia nella parte 1, ha avuto un'ottima analisi. Tra l'altro dice anche proprio BGS, quindi direi, guardo anche gli altri commenti, che è lui che è il vincitore, colui che si porta a casa il primo punto su Lugia. Tra l'altro lui scrive anche di Light Arcanine, quindi attenzione, potrebbe andare in vantaggio per questo primo episodio. Allora, adesso torniamo seri, andiamo a fare una breve analisi. Allora, qui cosa c'è da notare? La cosa che mi ha colpito e non mi ha reso del tutto soddisfatto, sono onesto, sono i subvoti nella voce del Surface. Io cerco di zoomarvelo meglio che posso, avvicinarlo, ve li leggo. Centering 9,5, ottimo. Corner 8, giusto. Edge 8,5, mi sembra ampiamente corretto finora, e poi questo incredibile Surface 6 che a mio parere non è assolutamente in linea con la carta. O meglio, premessa, le Neo ci sono tante print line, è difficile ambire a voti altissimi proprio per l'olografia, e questa olografia comunque aveva dei graffi. Ora non so se si notano bene, se si notano anche nell'altro video, c'erano dei graffi, l'avevamo detto, ma una Surface 6 a mio parere presuppone un difetto più pesante di un semplice graffio o di una print line. Sì, qui è vero, ce n'è uno qui che abbastanza si può notare più di altri, ma non è un graffio profondo a mio parere. Comunque, diciamo che in fin dei conti
prendiamo il Near Mint, siamo comunque soddisfatti, una carta importante, tra l'altro in lingua inglese. Il corner che è 8 lo ritengo anche io più che corretto come voto, quindi insomma un po' dispiaciuto, un po' di amarezza c'è per questo Lugia, ma comunque contentissimo perché 7 Near Mint è un ottimo voto. Adesso proseguiamo con la seconda carta. Eccola qua, la faccio passare dalla mia sinistra, qui sono pieno di cose, vedo di non fare dei pasticci, anche qui partiamo sempre dal back, chissà se qualcuno la riconosce, invece ne la giriamo subito, questa volta non cade, boom, ed è proprio Light Arcanine che prende 7,5, quindi un altro Near Mint, un Near Mint più, sono contento. Andiamo a vedere i voti, andiamo a vedere i commenti. Allora, qui abbiamo Salvatore che ancora una volta non si smentisce e fa una previsione accuratissima. Anche per l'Arcanine, quindi deduco che per caso le prime due carte sono quelle della parte 1. Light Arcanine dice 8 da BGS, prende solo 7,5, quindi ci è andato vicino. Però ricordo che c'era un commento di Laibetz che invece molto preciso e accurato era proprio lui, che parla di un piccolo puntino di pressione, un piccolo puntino di pressione che effettivamente anch'io ricordo che c'è, l'avevo anche sottolineato, quindi ottima l'analisi, perché dice la mandale da BGS sono leggermente più clementi rispetto a PSA, dove addirittura dice non potrò prendere più di 6 da PSA. Probabilmente ha ragione, mi è piaciuta molto la sua analisi, comunque BGS ha indovinato, quindi anche un punto per Libes, che per ora va a pari merito insieme a Salvatore. Qua andiamo a vedere i sub, non c'è niente da dire perché c'è un 9,5 di centering, corner 8,5, edge 9, poi surface 6,5. Ecco, facciamo un confronto. Allora, se vogliamo, la surface di Light Arcanine è migliore perché ha meno graffi e sicuramente non ha print line rispetto a Lugia, ma ha una pressione abbastanza evidente, tant'è vero che l'abbiamo vista e notata ed era anche oggetto di curiosità, piccolissima ma c'era. Ecco, addirittura prende leggermente di più, quindi sono un po' ancora da valutare. Devo dire che questo 6 in surface è under investigation, perché voglio fare un po' di approfondimenti e ragionare bene su cosa fare. Però direi che per le prime due carte siete andati molto bene, i commenti devo dire siete stati veramente bravissimi. Adesso procediamo con le altre due carte, che se non sbaglio a questo punto erano nella parte 2 del video, ma noi le vedremo tutte una dietro l'altra. Quindi appoggiamo con delicatezza, perché non hanno la loro bustina, i case uno sopra l'altro e procediamo con la terza carta. Vediamo un po', eccola qua, un altro back. Io nel frattempo però cambio allora il video e vado a vedere i commenti a quella che era la parte 2. Lasciatemi il tempo di andare a ritrovarlo, perché qui YouTube mi ha fatto cambiare la pagina. Vediamo un po', parte 2, eccola qua, vediamo un po'. Vediamo quanti commenti abbiamo ricevuto sulla parte 2. Purtroppo abbiamo ricevuto solo un commento dell'amico Mirko Favilli, che però non si è pronunciato, quindi qui non avremo nessun confronto, quindi direi che il primo episodio sono stati votati soltanto nella parte 1. Ma non importa, non andiamo oltre, andiamo subito con la terza carta. Ed ente Iacquapolis, Olo, lingua inglese, che prende questa volta 8, quindi Near Mint to Mint raggiunto. Andiamo a vedere e fare un'analisi anche qua dei sub. Allora, centering 9,5, corner 8, edge 8,5, surface 7,5. Ancora una surface un po' penalizzata. Allora, non è sbagliato questa volta, non mi trovo in disaccordo per nulla su questa carta. È una carta che comunque era da 8, poteva avere anche un 8,5, ma probabilmente era una carta che non meritava il 9, quindi è giusto che abbia preso 8. La surface ci sta, soprattutto nel back un po' si nota, ci sono delle non sono neanche dei danni particolari dovuti all'usura, ma una stampa che comunque un po'
secondo me non era stata fatta molto bene, quindi ci sono questi back che si vedono che sembrano un po' opachi. Ecco, lì non è neanche un'usura, ma è un po' secondo me anche un difetto di stampa con dei problemini. Gli angoli, effettivamente 8 è giusto, quasi azzarderei generoso, perché comunque un po' di puntino bianco, di segno bianco qua si vede ad esempio, però nel complesso Entei prende 8, nessuno ha dato un suo giudizio, quindi va bene così. Io dico la verità, lo condivido, perché è una carta sicuramente da 8, non di più di 8 e mezzo, quindi perfetto. Adesso riponiamo la carta con la massima attenzione, arriviamo all'ultima, che erano 4, c'era Lugia, c'era un Charizard, quindi Charizard è ancora lui di andare a vedere, chissà com'è andato che si trova qua per ultima, avrà preso il voto più alto di tutti, lo andremo a scoprire. Eccolo qua, non c'è modo da dire, e Charizard, andiamo subito a girare, oh, e prende anche lui un fantastico 8, e chiaramente chiusura di video dedicata a Charizard, se lo meritava. Perché? Perché a mio parere questo voto è giustissimo ed è delle 4 la carta potenzialmente migliore. È vero che qui i voti siamo lì, c'è un 9,5 da una parte, un 9 dove c'è un 8,5, ma diciamo che in linea di massima i voti sono giusti. Questa carta anch'io l'avevo battezzata 8 e basta, dire con la verità, non pensavo potesse prendere 8 e mezzo, perché centering è perfetto, andiamo a vedere i sub, infatti è 9, corner 8, era a mio parere uno dei punti dolenti, edge 9, effettivamente è corretto, andiamo a vedercelo un po' così, e la surface ancora una volta molto penalizzata, 7 e mezzo. Commento qual è? Voto sono d'accordissimo. I corner secondo me giusto anche lui, perché come vedete era secondo me il corner il punto più delicato e più debole di questa carta, perché si vedeva un po' anche da Raw e anche nel video avevo detto gli angolini bianchi, però carta bellissima. Surface 7 e mezzo, allora anche questa volta non mi trovo completamente d'accordo, nel senso che c'erano dei difetti sicuramente. C'era forse dei graffietti leggermente maggiori rispetto a Entei, nel senso come quantità ma non come profondità, e quindi secondo me, dico la verità, Charizard poteva anche prendere 8 in Surface, però hanno ritenuto 7 e mezzo, comunque il voto di fatto non sarebbe cambiato perché 8 è, quindi io sono d'accordissimo e sono veramente super contento. Quindi mettiamole in quest'ordine da vederle tutte insieme, che è sempre bello, mi piace vederle tutte insieme, perché sono veramente dei pezzi di storia del collezionismo che vanno visti nel modo migliore anche tutti insieme. Quindi eccoli qua, il primo rientro del 2023 dall'America sono queste fantastiche 4 carte. Ed eccoci qua, ritornati con l'inquadratura su di me. Beh, abbiamo visto 4 carte fenomenali. Secondo me non c'è neanche da dirlo, a prescindere dai voti, queste carte sono carte che meritano. Esprimerò un mio piccolo giudizio, che comunque è già stato fatto anche quando abbiamo visto le carte, quindi non lo ripeterò, però una gradazione questa tutta BGS, devo dire soddisfacente, sì. Come ho detto, non del tutto, nel senso che un po' di delusione, o meglio di amarezza per il Lugia c'è, non condividendo esattamente, non tanto il voto finale, che secondo me è una carta da 7, 7 e mezzo, va anche bene, ma per quella surface, una surface a mio parere, prendo la carta, veramente troppo troppo penalizzata, non merita una carta del genere secondo me il voto 6, che comunque ci porta ad avere 7 near mint, va bene. Sono invece molto contento per le altre carte, perché hanno rispettato appieno quelle che erano le mie aspettative, che come sapete io non esprimo mai anche nei video di Andiamo a Gradare, perché voglio soltanto vedere le vostre reazioni, non voglio influenzarvi. Sono comunque contento, Light Arcanine non mi aspettavo nulla di più, c'era un difetto che un nostro
appassionato collezionista ha notato ed è stato infatti penalizzato nel modo giusto. Il voto finale è corretto. Entei, voto giustissimo, come il mio bellissimo, qua lo tiriamo fuori, come questo bellissimo Charizard di Expedition, che secondo me merita ampiamente l'otto, giusto il voto, giusto diciamo il complessivo, anche se effettivamente anche qui forse il Surface, ma no, dire che in questo caso è giusto il 7,5 in Surface, perché comunque la olografia aveva qualche graffietto, niente di grave, però qualche graffietto c'era, quindi insomma bellissimo anche questo Charizard. A questo punto, portandovi entrambe le due carte un po' regine di questa gradazione, solita domanda: qual è la vostra carta preferita? Qui purtroppo vi faccio vedere solo queste due carte qua, ma ci sono anche chiaramente Light Arcanine e Lentei, quindi esprimete il vostro giudizio anche considerando loro. Chiaramente non è una questione solo di voti e quant'altro, però voglio vedere nei commenti scritto qual è la vostra carta preferita di queste quattro fantastiche carte appena tornate da BGS. E giunto a questo punto, io ringrazio tutti quelli che hanno visto il video. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto e a condividere per far conoscere e crescere il canale. Ricordiamoci sempre l'obiettivo molto lontano di 1000 iscritti, prima quello di 500 che sarebbe già un bel traguardo. E vi invito quindi a seguire anche la pagina Instagram Chesy Classic Cards, a vedere sempre il mio negozietto eBay Pokéseller Francesco. Troverete tante carte bellissime, molte anche di quelle che vediamo su questo canale, quindi andate e aggiungetemi i vostri venditori preferiti. E niente, a questo punto io come sempre vi ringrazio, vi saluto al prossimo video. Ciao!